Buongiorno ragazzi, come dalla mia passione sui metal detector, che cominciai a vendere così per passatempo, diventando un lavoro come divertimento, su questo banco di prova passano centinaia di apparecchi, di tutte le marche, di tutti i modelli, più conosciuti e anche meno conosciuti. Noi siamo anche rivenditori della ditta polacca Armand Metal Detector Polonia. Questo è interessante, si chiama, è il metal detector Armand P, Pulse Induction. Pulse Induction, mi avete chiesto in tanti, un Pulse Induction accessibile come prezzo, ma di buone prestazioni. Allora abbiamo messo sul banco di prova l'Armand P. Vediamo com'è fatto, c'è la scatola, il box generale, porta elettronica, con le pile ricaricabili, il suo caricatore, la maniglia ad esse, divisibile in tre parti, direi che è fatto anche molto bene, guarda che bel cavo grosso, di robustezza, e una bella piastra concentrica con l'avvolgimento. Questa è una piastra 25 centimetri, qui banco di prova è attrezzato con tutto quanto, allora la piastra è 31 centimetri per 24 centimetri di larghezza. E allora adesso lo accendiamo, essendo polacco ci sono tutti i comandi in lingua polacca, guarda tutti gli interruttorini, le regolazioni, qui ci va l'alloggiamento del caricatore, qua c'è l'alloggiamento per la cuffia, spinotto cuffia, attacco batteria. Accensione e spegnimento dell'apparecchio. Io diciamo ho già regolato un po' tutti questi selettori per avere le migliori prestazioni che può offrire l'apparecchio. Ci ho studiato un po' la lingua polacca. Accensione e spegnimento. Ricerca statica e non statica, motion e non motion, la lascio di qua che rende di più, su on di qua. Poi questo è il manopolo del volume, senti, io tanto ci passo, si sente poco, questa la tengo sempre al massimo per sentire meglio. Ecco, e poi con questa regolo la soglia del suono. Naturalmente questi gli apparecchi lavorano meglio quando sono un po' caldi, dopo qualche minuto che si sono riscaldati i componenti e le elettroniche, uno fa le sue regolazioni. Ecco, questo è regolato e facciamo qualche prova tecnica a vedere come si comporta. Batteria, carbone. Vedi, la sento sui 30 centimetri. Anello d'argento. Anello d'argento. Venti centimetri circa. Adesso rifinisco un po' la scena.
sensibilità, moneta da 1 euro, vedete, questo pulse induction non è, cioè è un apparecchio a ricerca lenta. Se io muovo veloce, il target lo sente male o non lo sente perché ha una frequenza bassa, i pulse induction lavorano a bassa frequenza. Vedi? Vado un po' più piano e li sente bene. Moneta da 1 euro la sente sui 20 centimetri. Tappo in ferro. Vedi? Siamo tutti sui 20 centimetri. Pentolino in peltro. Guardate il campo magnetico che fa anche ai lati. Un pentolino lo sente così tanto da lato. Davanti, siamo sui 40 centimetri. Motorolino d'alluminio. L'alluminio lo rilevo un po' meno, sempre sui 40 centimetri. Guardiamo anche gli oggettini piccolini, tipo i 2 centesimini. Guarda un po', essendo di ferro ramato, guarda i pulse induction. centimetri, sente meglio il monetino più piccolo in ferro che gli oggetti di maggior conduzione. Infatti i pulse induction hanno una ottima rilevazione, quasi meglio al ferro che gli oggetti nobili. Guardiamo con la rondella, siamo sui 20 centimetri pure questa. Bene, conclusioni, l'apparecchio, come vedete, non ha delle prestazioni eccellenti, però essendo un pulse induction che lavora a frequenza bassa e dal prezzo, diciamo, piuttosto buon, abbordabile, perché costa 280-290 euro. Fatto bene, fatto molto bene, anche semplice da usare, 280-290 euro si prende. Tenendo presente che un pulse induction viene proprio usato per certi settori, certe ricerche, in spiagge nere, terreni molto mineralizzati, battigie, eccetera, dove magari metal detector VLF a frequenza un po' più alta o sono un po' più disturbati, o perdono un po' di più la sensibilità, o rilevano peggio gli oggetti in terreni super mineralizzati e battigie. Questo qui magari potrà rilevare a profondità un po' minori, però potrà risultare più utile, più stabile e riuscire a lavorare anche in certi terreni messi molto male. Considerando il prezzo, 280-290 euro, diciamo è una scelta utile, interessante, anche questo Armand PE. Sto provando a fare le regolazioni. Thank you.
e difatti questo selettorino è consigliabile lasciarlo su on. Vedi? Tecnologia Pulse Induction a bassa frequenza. Bene, abbiamo visto anche questo nuovo metal detector, come funziona, come rileva e nel suo settore di impiego, con quello che costa, diciamo che non è malaccio. Benissimo, anche oggi un altro bel apparecchio sul banco di prova, Electronic Company. Buongiorno a tutti e alle prossime prove. Armand Metal Detector.